ragazzuoli, oggi Xur lo troviamo, lo sapete benissimo dove, esattamente, tac, qui, quindi sulla Terra, la zona morta europea, e tac, al solito posto, vicino a Baia Tortuosa. Cosa ci dà il nostro grande Xur oggi? Allora, la lente di Prometeo, il fucile laser, spara raggio che genera un campo di calore. Rifrazione fiammeggiante, ok, non è male. Una build solare non mi era dispiaciuto. Poi, Bighe di Orfeo per la cassa del cacciatore. Fornisce trappola mortale energia a ferretra di Mobius. Per i cacciatori, eh. Poi abbiamo Cuore del Sacro Fuoco per il Titano. Crea prima che solari, le abilità solari si ricaricano più in fretta quando la super è carica. E abbiamo Artista in Fuga per lo Stregone. Nel caso la strega, e consumare la granata d'arco attiva anima d'arco e amplificazione. Poi, come leggendarie, abbiamo cannone portatile, profezia veritiera, fucile Jean, fucile impulsi, vita della metropoli, codice ascensione che lancia granate, abbiamo sempre fucile a pompa del settimo serafino, ira del corsaro che è un fucile a fusione delle aree, e rostro marino lungimirante con fucile fusione lineare. Di questa ricordatevi che c'è la vista profonda, attivazione vista profonda è disponibile per quest'arma, quindi non è male. E come armatura leggendaria abbiamo l'avatar della mente bellica, e okay, quindi ci saranno i guanti per lo stregone, la veste, come al solito vi dico sempre prendetela, così sbloccate l'aspetto, e poi con la sintostoffa fate le taglie, andate e riscattate. Se vi piace l'aspetto, l'aspetto non è neanche male. Ovvio, qua dovete guardare anche. Vediamo. Vabbè, la resilienza è alta, disciplina paurosa. Ma diciamo anche no. Però, come aspetto, magari è carino. Quindi, ragazzi, mi raccomando, Xur vi aspetta sulla Terra. Ci vediamo sempre settimana prossima e buon acquisto. Se non ce l'avete, correte subito. Ciao ragazzi, ciao ciao ciao, settimana prossima. Salutate Xur, ciao!